Sono oltre 47 milioni le risorse regionali per la ricostruzione post-terremoto. Con l'assestamento di bilancio 2012, la Giunta regionale ha stanziato risorse straordinarie per la ricostruzione e la ripresa nelle zone colpite dal sisma. Si tratta di risorse ottenute senza incrementi della pressione fiscale, ma attraverso risparmi e l'ottimizzazione nelle spese di gestione. Oltre 15 milioni arrivano dalla compartecipazione dell'Emilia-Romagna alla lotta all'evasione fiscale e di oltre 20 milioni di euro provenienti dal recupero di economie su opere con partecipazione pubblica. Intanto il governo ha varato il decreto per la ricostruzione. Sentiamo qual è stato il commento dell'assessore regionale alle attività produttive Giancarlo Muzzarelli. Decreto è un passo importante, non sufficiente, ma un passo importante perché fissa risorse importanti, 2,5 miliardi di euro in 3 anni per la ricostruzione. Fissa agevolazioni per il fisco e per le imprese. Fissa sostegni per gli imprenditori, per il fondo di garanzia, per investimenti attraverso un protocollo che stiamo sviluppando con la Cassa Depositi e Prestiti, per mutui a tassi quasi zero, per investire. Noi oggi abbiamo bisogno di investire e rimettere in moto le imprese. Noi siamo a fianco delle imprese. Italia Nostra, associazione per la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente e del territorio, lancia l'allarme sui monumenti danneggiati nei comuni colpiti dalle scosse di terremoto dei giorni scorsi. A spiegare la situazione è Elio Garzillo, consigliere nazionale dell'associazione. In questo caso sta comparendo una forma di rischio che io non ricordo dai tempi addirittura del terremoto di Messina, ed eravamo nel 1907, oppure nei primissimi giorni del terremoto del Friuli. Sta comparendo, cioè, questa, come dire, istanza, questa pressione molto forte ad operare innanzitutto con demolizioni. E questo oggi il momento per salvaguardare il più possibile il patrimonio. Nel terremoto del 1996-97 nella provincia di Reggio Emilia, che ha avuto esiti veramente devastanti anch'esso, anche se nessun terremoto è paragonabile ovviamente a un altro. E la situazione era, il Ministero Beni Culturali è intervenuto con forza attraverso un numero molto corposo di interventi di somma urgenza, che significava mettere in sicurezza strutture senza mai puntellare, ma invece intervenendo con intrefolature, cerchiature, intervenendo con tecniche di incollaggio di varia natura. Quindi la mia paura è che l'autorizzare demolizioni ha determinato una sorta di passepartout nei confronti dell'opinione pubblica, la quale si è convinta, e in questo i mass media hanno dato una forte spinta, una forte visibilità, che ci fosse un contrasto evidente fra salvaguardia doverosissima delle persone e salvaguardia dei beni. Le crepe delle abitazioni, il sorriso e l'accoglienza delle persone. A Rovereto sulla Secchia, frazione di Novi di Modena, emergono sia il primo che il secondo aspetto. Case segnate dal terremoto con il centro cittadino transennato e un parco con la tecnostruttura dove non manca la solidarietà reciproca tra i residenti. Raccogliamo i vestiti e poi li diamo a chi ne ha bisogno. Solo alla mattina, perché la disponibilità, insomma, noi la diamo per qualche ora, però insomma lo facciamo per chi ha bisogno. Arrivano camion anche da tante parti d'Italia, dal nord, da Brescia, da Ma anche Bergamo, da privati. privati, ragazzi che così caricano le macchine, raccolgono vestiti nel loro paese, poi arrivano qui e li portano. Rovereto, circa 3.600 abitanti, è il paese di Donivan Martini, una delle vittime del terremoto che dal 20 maggio scuote la terra emiliana. La prima di una lunga serie di scosse che ha innalzato la sensibilità dei cittadini al punto che in tanti hanno scelto altri lidi alla ricerca della tranquillità. Altri invece sono stati un po' costretti dalle circostanze. Come va? Noi siamo alloggiati adesso a Paolo perché ho la moglie all'ospedale là, ci siamo con tutta la famiglia, diciamo, perché adesso anche le figlie hanno cominciato a lavorare stamattina e sono venuti giù da Paolo in macchina e intanto sono venuto a fare un giretto per vedere purtroppo la nostra situazione.
E così. La saluto. Anche qui è stato allestito un campo per gli sfollati, ma sono tanti, tantissimi piccoli agglomerati di tende che i cittadini hanno realizzato per non lasciare del tutto la propria casa. Sì, sì, adesso sì, per il momento, però prossimamente andremo in casa perché la casa è già agibile. Molto duro, perché ne abbiamo passate delle grosse anche prima ancora, da quando eravamo piccini. Pensi un po', in 83 anni compio, 84, cosa è saltato fuori? Anche il terremoto, ci siamo fatto la casa e adesso dobbiamo passare questo, speriamo che passi. Loro dicono che c'è il nostro Signore che forse ci protegge, ma secondo me è stato molto distratto in questi. Rovereto è un paese dove il lavoro di campagna, una bella campagna, lo fa da padrone. Anche per questo la preoccupazione di una ripresa è alta. Sono tanti i capannoni venuti giù causa scosse, le stesse che hanno reso inagibili gran parte dei negozi, dai generi alimentari alla ferramenta, dal tabaccaio alla farmacia. Un paese, si potrebbe dire, in ginocchio, ma la voglia di ricostruire c'è, lo si vede nello sguardo di Matteo, studente dell'ultimo anno di ingegneria a Modena, reparto del gruppo scout di Rovereto. La gente, in parte sfiduciata comunque dalle organizzazioni, dalla politica, ha risposto invece con grande cuore, perché noi devo dire che non manca minuto in cui telefonano o portano generi anche direttamente al campo, acqua, pasta, latte e tutto. Noi subito i passi li facevamo noi, poi è subentrata una compagnia di ristorazione che ce li porta direttamente qua, quindi noi facevamo solo la distribuzione per alleviarci un attimo, e abbiamo chiesto appunto di toglierci da parte di questo impegno, che era anche solo la distribuzione, per avere più tempo da dedicare al paese e alle attività del paese, appunto, come centro di aggregazione. Purtroppo dovremo in parte cambiare, andare anche noi al centro sportivo a dar via i pasti, perché per il momento l'unica soluzione è quella che noi volontari di Rovereto, terremotati, diamo da mangiare e distribuiamo il mangiare, perché non sembra che non venga nessuno a darci una mano. La stessa voglia di ricostruire che si legge nella grinta di Rosanna Caffini. Questa struttura è stata fatta perché dovevamo organizzare una festa, Festa Incanto si chiamava, con il lavoro di tutte le associazioni del paese, tutti insieme per Rovereto. Poi la pagoda, questa verde che è alla nostra sinistra, era stata collocata perché con il terremoto del 20 di maggio la chiesa era inagibile, quindi con il contributo degli scout ci hanno messo questa pagoda per poter poi celebrare la messa, il battesimo, cioè quello che era la necessità di una comunità parrocchiale. Poi purtroppo è accaduto il 29 maggio quello che non doveva accadere e ci siamo ritrovati con quasi buona parte del paese tutti qua. Poi c'era da pensare a come far da mangiare, come strutturare la consegna dei pasti. Siamo partiti con dei fornelli da campeggio che sempre gli scout, chi ne aveva a disposizione con le bombole, così poter cominciare a far da mangiare. E abbiamo iniziato in questo modo. E diciamo che questa è partita con il cuore, nessuno ce l'ha chiesto di fare e l'abbiamo fatta proprio perché siamo tutti terremotati e dobbiamo aiutare il nostro paese ad andare avanti, a ricostruirsi e ritrovare la fiducia che avevano perso. Qui ci siamo riusciti, siamo riusciti. Dopo aver scoperto nella moglie ed in due suoi amici responsabili dell'omicidio di Dino Reatti avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso ad Anzola Emilia, i carabinieri di Bologna hanno arrestato un 68enne di origine potentina responsabile di detenzione di armi da guerra, detenzione illegale di armi comuni da sparo, riciclaggio e ricettazione.
Dopo alcuni mesi di indagini, i militari hanno deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo a San Lazzaro di Savena, dove hanno trovato una scatola di cartucce marca Fiocchi per fucile calibro 36, una busta in cellophane con all'interno altre cartucce per fucile calibro 12 di vario numero e grammatura di piombo e due scatole di punzoni in acciaio recanti lettere e numeri vari di dimensione diversa, normalmente utilizzati per la contraffazione dei numeri impressi sui telai dei mezzi di locomozione. Oltre a ciò sono state trovate altre cartucce di diverso calibro, un fucile semiautomatico calibro 12 marca Breda intestato a un imolese residente a Bologna, una baionetta per fucile mitragliatore AK-47, altrimenti noto come Kalashnikov, e tre forme di formaggio da 40 kg ciascuna. In un comò della camera da letto all'interno di un barattolo di crema sono stati trovati numerosi anelli di grosse dimensioni, collane e preziosi vari, tutti in oro giallo. Dal controllo del terreno circostante l'abitazione sono poi emerse numerose targhe sulle quali sono in corso gli opportuni accertamenti, un'auto rubata e un carro attrezzo con le targhe sostituite. Erano 20 gli abitanti abusivi dell'ex albergo delle Nazioni, struttura ormai abbandonata nei pressi della nuova darsena di Rimini, dove era stato adibito un vero e proprio condominio clandestino con la sistemazione delle ex camere dell'hotel come degli autentici mini appartamenti. Ma dopo un esposto di decine di cittadini, la squadra mobile riminese è intervenuta alle prime luci dell'alba, sgomberando l'intera struttura. L'albergo si è più volte prestato anche in passato a ricovero e comunque a dare un rifugio soprattutto ad extracomunitari non in regola col permesso di soggiorno e quindi senza tetto, che durante le ore del giorno girovagano per la città in cerca di attività delittuose e la notte trovano riparo in questo ex albergo. Per due di questi sono scattate le manette perché inottemperanti all'ordine del questore, per una decina sono stati scattata la denuncia perché non in regola col permesso di soggiorno e per tutti la denuncia per l'occupazione dello stabile. Non è stata trovata droga, però occhio sempre vigile. Sono occhi vigili perché i soggetti, la maggior parte di questi sono tutti di nostra conoscenza. Non è la prima volta che questo ex albergo viene sgomberato, sembra infatti che ci sia scarsa volontà da parte della proprietà a serrare porte e finestre per evitare il ripetersi di questo fenomeno. Quello del fotografo è un mestiere difficile, ancor più oggi con l'avvento delle macchine digitali. Per capire in che modo muoversi nel mare magnum del mestiere arriva a Bologna Photo Passion and Profession, evento organizzato da Carlo Roberti, già fondatore di Toscana Photographic Workshop. Passion and Profession è un progetto nato per aiutare i giovani fotografi a capire qual è in realtà la professione del fotografo, quindi incontri con esperti, con fotografi, con photo editor, con giornalisti, con editori per capire cosa c'è dall'altra parte del muro. Spesso non si capisce bene come è fatta questa professione. Dal 22 al 24 giugno a Bologna, il centro principale sarà la Borsa, ci sarà un festival off in giro per le strade in zona universitaria, un altro evento che si chiama Open Portfolio Night a Corte Isolani e una proiezione del National Geographic presso l'Oratorio San Filippo Neri. Gli aiuti alle banche spagnole spingono le borse europee, seduta in forte rialzo per tutti i listini del vecchio continente dopo il via libera al prestito di 100 miliardi a Madrid da parte dell'Eurogruppo, ma i segnali negativi arrivano dall'Istat che conferma la recessione per l'economia italiana. Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è calato dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2011. Si tratta del dato peggiore dal 2009, quando si registrò un calo del 3,5%. L'Italia c'è al debutto ai campionati europei in Polonia e Ucraina. Gli azzurri pareggiano 1-1 contro la Spagna, campione in carica. A Danzica succede tutto nella ripresa. Antonio Di Natale, appena subentrato a Balotelli, porta in vantaggio l'Italia, ma pochi minuti dopo Fabregas sfrutta nel migliore dei modi un'invenzione di Silva e pareggia. Nel finale la Spagna cerca inutilmente il gol partita. Buffon e compagni di nuovo in campo giovedì contro la Croazia, che ieri ha sconfitto 3-1 l'Irlanda di Trapattoni.